Eccellenza, lei ha toccato con mano la fede dei bolognesi nella Madonna, come accennato all'inizio della sua omelia qui in cattedrale. Sì, veramente è stata una gioia poter partecipare e celebrare con i bolognesi, che non conosco tanto. Questa è la prima volta avere questa esperienza, diciamo, la bellezza di questa fede e devozione e conoscere un po' più da vicino la Madonna di San Luca. Molto bello. In più posti c'è davvero il desiderio di trovare questo spazio, diciamo, per incontrare Dio. E poi la Madonna, che è mamma davvero, no, nostra madre, lei vuole sempre camminare con noi, quindi trovare questa devozione, questa fede, veramente fa non solo molto piacere, ma dà molta speranza e penso che qui c'è un tesoro e bisogna continuare sempre a continuare queste belle tradizioni. Purtroppo questa guerra che causa tanto dolore, tanti morti. Sono tanti problemi e so che il Papa sta cercando tutte le forme per poter trovare, diciamo, una strada verso la pace. Non è facile, davvero, però noi sì, dobbiamo pregare molto per la pace. Come prefetto, come ho detto, ho esattamente un mese, anche se sono stato membro già del Dicastero da 2 anni più o meno. Poi ho conosciuto come generale degli Agostiniani molti paesi del mondo, quindi vedere la Chiesa, camminare con la Chiesa, penso che è un'esperienza molto, molto bella, importante. E penso che il Papa Francesco ha, diciamo, un'intuizione, veramente lo spirito che trova in lui questa forza che sta chiamando tutta la Chiesa a un rinnovamento. Il cammino sinodale è proprio centrale in questo rinnovamento della Chiesa. Sono tante le difficoltà, la povertà, problemi sociali, politici. Il tempo della pandemia anche ha colpito molto forte l'America Latina. La Chiesa ha un ruolo grande in America Latina e bisogna anche offrire, diciamo, l'appoggio della nostra preghiera, ma anche della presenza. E questo collegamento, diciamo, del Santo Padre con l'America Latina per aiutare tante missioni che la Chiesa ancora porta avanti. Penso che Sant'Agostino è stato, ancora oggi, è veramente un modello di vescovo, di cristiano, di discepolo di Gesù Cristo. Poi Sant'Agostino, con la sua dottrina, il suo amore per la Chiesa è grande anche per noi oggi. Approfitto per dire così, penso che tutti i vescovi, ma tutti i cattolici, dobbiamo cercare come amare di più la Chiesa, amare la Chiesa perché la Chiesa è Gesù Cristo. Del Papa Francesco, lavorando insieme, penso che lui sta facendo un servizio, un ministero, una missione tanto importante nella Chiesa. Allora, come cattolici, come cristiani, capire quello che lui sta cercando, che non è nuovo, nel fondo è vivere il Vangelo e cercare di conoscere Gesù Cristo e annunciare questo messaggio nel mondo.